Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per Forza Italia e Berlusconi. Berlusconi è qualcosa di irreplicabile che verrà studiato tra 100 anni. Nel momento in cui Berlusconi dovesse decidere volontariamente o involontariamente di chiudere Forza Italia finisce. Sotto la calma apparente significa soltanto che c'è rispetto per Berlusconi. Temo che l'abbia pensato anche Navarra Ravetto questa cosa, perché Navarra Ravetto è stata una berlusconiana. Considera una cosa, doc, che sotto le ceneri c'è l'inferno. Forza Italia, quelli di Forza Italia telefonano ovunque, a qualsiasi partito, per cercare di muoversi, per capire dove possono trovare un posto, dove possono trovare un futuro, un domani. Ma pensare che possa esserci qualcuno che prende la maglia di Silvio Berlusconi, secondo me appartiene alla categoria della fantascienza. Marina, forse. Ma Marina ha già da tempo detto che non ha voglia. Certo, Marina potrebbe rappresentare una grande suggestione, no? La figlia. Ma Marina ha fatto capire da tempo che non ha intenzione. Se rimaniamo al fatto che Marina non è intenzionata a prendere l'eredità del padre, il padre non ha eredità. Incredibilmente stamattina ci sono molte persone qua che hanno una conoscenza molto diretta con Silvio Berlusconi, perché appunto da Ravetto ha militato in Forza Italia per molto tempo, quando Berlusconi era all'apice, la Ghisleri è stata la sua prima grande consulente. Sì, io ho militato, perdoni, in Forza Italia anche quando ci fu un tentativo di, diciamo, mettere da parte Berlusconi, e io fui una di quelle che disse: mi trovo incredibilmente d'accordo con Ronconi in questo momento, ho capito quello che ha espresso, per cui io sono sempre stata convinta che Forza Italia sia sempre stato un partito non scalabile, nel senso che Forza Italia ha in Berlusconi il suo riferimento, però la leggo diversamente da lui, nel senso che il messaggio di ieri non è Forza Italia sono io e Forza Italia non c'è più, ma è Forza Italia sono io e Forza Italia c'è. No, ma scusi, cioè, abbia pazienza, lei non mi segue ieri, però. Ma io non ho mai detto che ha detto che non c'è. Va bene, poi mi replicherà. Berlusconi, ma no, ma scusi, o non ci sarà. Berlusconi ieri davvero combattente. Abbia pazienza, però ma lei non può finire perché lei non mi può mettere in bocca cose che non ho mai detto, scusi. E lei bisogna che presta attenzione, sì, quando viene qua, bene, perché quando è distratta. No, okay, cioè io spero che sia distratta, sì, perché sì. Io ho detto una cosa semplicissima, ho detto che Berlusconi non ha possibile eredità. Mirta, quindi lei non mi attribuisca cose. Voleva dire, come sono la così entusiasta, ma lei di essere può dire quello che vuole, ma non può attribuirmi cose che non ho detto. Non sintetizzi gli interventi degli altri. Sono così entusiasta. Non sintetizzi gli interventi degli altri, oggi non è mattina. Posso? Sono così entusiasta di essere stamattina in trasmissione con dei giornalisti, perché la riprova che dice sempre che i politici si parlano uno addosso all'altro, invece se la riprova che anche con alcuni giornalisti succeda. Allora, io la leggo così, ho capito da quello che ha espresso Roncone, vedete, Forza Italia e Berlusconi, senza Berlusconi è inesistente. Io penso che siano sbagliate entrambe le cose. Primo, vabbè, ovvio, oggi c'è Berlusconi, però è anche sbagliato dire che non ci sia un movimento solido che si è creato. Io non tenderei a sminuire i ruoli come quello di Tajani. È chiaro che Berlusconi sia assolutamente insostituibile, ieri l'ha ribadito, però è anche vero che ha ribadito, io questo lo dico con tranquillità, il ruolo che ha quel partito, che comunque è portatore di valori che sono importantissimi nella coalizione di centrodestra, che sono stabiliti dal presidente Berlusconi, a cui lui ieri ha parlato quel partito e ha detto: io ci sono sempre, però siete stati bravi anche in questo momento di difficoltà a parlargli avanti. Ora, lungi da me dover fare la difesa del movimento, del suo futuro e di Berlusconi, però ecco, io tenderei a non utilizzare questa presenza forte di Berlusconi, che c'è, che è determinante, che ieri anche ha dimostrato, come la scusa però, per dire dall'ospedale si sente dover dire, esatto, come ci la sono scusa combatto, per dire, esatto, se non c'è lui tutto crolla. Lui è stato impossibilitato per un certo momento, ha ringraziato per come i suoi valori siano stati portati avanti, oggi ha dimostrato anche che c'è ancora, e quindi un combattente, e quindi ancora di più ha rafforzato il suo partito. Voglio sentire Augusto Peter.